Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Se mi vedete vestita e truccata come il video precedente, tutto normale perché ho un po' di tempo libero e quindi ho deciso di registrare qualche video. E oggi volevo mostrarvi le mie scarpe estive, si può dire. Quindi le scarpe sandali, tacchi aperti, quindi tutte le scarpe che io uso durante l'estate. Allora, partiamo dalle scarpe più alte. Ne ho solo due. Io non sono un amante, cioè, aspettate, sono un amante dei tacchi e delle scarpe alte, ma non ne faccio un uso spropositato, anche perché i miei piedi ne soffrono un sacco, quindi solo quando è estremamente necessario. Ma ho scoperto una cosa nuova che vi dirò tra poco. Allora, partiamo con le prime scarpe alte, che sono queste zeppe, che vi ho mostrato anche nel video outfit. E, queste zeppe sono fantastiche, sono comodissime e per dirlo io ce ne vuole. Sono comodissime, sono abbastanza alte. Qua davanti hanno questo fiocco nero con questo laccetto alla caviglia, che poi il nero viene ripreso anche dal bordo, ha una striscia con questa corda, diciamo, e il resto in sughero. Mi sono piaciuto un sacco, le avevo pagate 30 euro, mi pare, oppure 15, perché c'è questo negozio che durante i saldi mette tutto a 15 euro e quindi non mi ricordo se ne avevo approfittato. Non sicuramente sì. Comunque, questo qua. Ah, e di queste ho preso il 40, nonostante io abbia il 39. Perché vestivano piccole e quindi ho preso un numero in più. Poi, per quanto riguarda l'altro paio di scarpe col tacco, ho preso un attimino, queste qui. Che sono tutte bianche, quindi voi non vedrete un accidente. Aspetta, queste qui. Fatte così con tutto questo pizzo bianco, anche da questa parte e qua dietro, questo laccetto qui, anche in pizzo questo qua, e con questo tacco super enorme e con un po' di plateau. Ragazze, per chi come me ha un problema enorme a usare i tacchi perché i piedi gli vanno in fiamme, una volta tolti i tacchi il piede si gonfia come un piede di porco e non riuscite più a rinfilarvi le scarpe perché avete un male che vorreste solamente morire, queste e queste sono la vostra salvezza. Questo tacco è fantastico perché assomiglia molto alla zeppa, essendo così largo. Più il tacco è largo, più voi soffrirete meno. Quindi io vi. Poi oltretutto vanno di moda, assomigliano alle Jeffrey Campbell queste. Quindi ragazze, compratevi queste scarpe. Queste le ho comprate da H&M, le ho prese a 24 euro. Adesso non ricordo. E ho preso il numero 38. Ho preso il 38 di queste, quindi un numero più piccolo, perché vestivano troppo larghe. H&M essenzialmente veste un po' largo e quindi ho preso un numero in meno. Poi, finite le scarpe col tacco, passiamo alle scarpe chiuse. Allora, io anche d'estate uso le scarpe chiuse. Ne uso due paia. Un paio è questo, le mie fantastiche All Star. Io non posso stare senza le All Star. Le All Star le uso tutto l'anno, le uso d'inverno, in autunno, in primavera e in estate. Non me le faccio mancare mai. Sono le scarpe più belle, più comode che io abbia mai usato e non posso farne a meno, assolutamente. Sono bianche, ovviamente alte. E di questo ho preso il 39. Sì. Qui.
non si vede un cavolo, ma è 39. Ormai sono diventate grigie, ma più invecchiano le loro star, più sono belle. Poi, ovviamente anche l'altra. Poi, un altro paio di scarpe chiuse sono queste che ho preso qualche anno fa quando sono andata a Roma, da prima donna. E sono queste. Allora, queste sono simili all-star, perché effettivamente sono praticamente identiche. Sono uguali. Inizialmente le avevo viste blu elettrico. Blu elettrico le volevo, solo che non c'era più il numero. Questo qui è un. Beh, dovrebbe essere in teoria un 39, perché l'avevo presa giusta. È di prima donna. E mi sono innamorata follemente di queste scarpe, era periodo di saldi e non potevo farne a meno, infatti le ho comprate, le ho fatte diventare mie. Anche queste vanno bene d'inverno, d'autunno, d'estate, in primavera sempre. E, hanno queste borchie su tutta la scarpa. E dietro hanno questi tre teschietti. Sono fantastiche, bellissime. Ogni anno, ogni estate vado a cercare, a vedere se dovessero mai esserci blu elettriche o bianche o quelle a queste, ma purtroppo non ci sono, quindi dovrò accontentarmi. Ora passiamo alle scarpe, tra virgolette, chiuse, ovvero le spadrillas. Allora, le spadrillas per me sono stupende, fantastiche perché hanno la tela che, allora, diciamo che non fanno respirare tanto il piede, però sono fantastiche, sono stupende e soprattutto sono coloratissime. Io le ho prese sia gialle, questo è un 39, le ho prese gialle, le ho prese rosse e le ho prese verdi, così. E le avevo anche color panna, quindi basic, color panna bianche, solo che le ho usate talmente tanto, ma talmente tanto che si sono sfasciate, poverine, e quindi dovrò ricomprarle. E questo appunto è un 39, scusate tutta la schifezza, e sono bellissime, quindi espadrillas approvatissime. Ora passiamo ai sandali. Allora, partiamo con queste che le ho prese forse 2 anni fa, che sono queste ciabattine con il laccetto bianco e il fiorellino bianco. Queste qui anche sono comodissime, oltretutto sono leggermente rialzate, quindi sono ancora più comode. È sempre un 39, l'ho prese forse al mercato, non mi ricordo. E durano ancora, sono buonissime come scarpe, durano ancora. Le uso spessissimo perché comunque sia il bianco si usa con qualsiasi cosa, quindi le uso con qualsiasi cosa, le uso con le tutine, le uso con gli shorts, con la gonna, con i pantaloni lunghi, con i pantaloni corti, con le salopette, con i jeans. Con i colori blu, bianco, verde, giallo, con tutti i colori si possono usare, sono un passepartout e sono fantastiche. Quindi queste. Poi passiamo proprio a dei sandali invece. Il primo paio che vi mostro sono questi qui, con questo fiocchettino. Sono d'oro. E qua hanno il laccetto che si chiude dietro, sono semplicissime e le ho prese al mercato, anche questo è un 39, se si vede ancora. Le ho prese al mercato e appena le ho viste, le ho prese forse a 5 euro, appena le ho viste ho detto no, non posso non comprarle, assolutamente devo. E vi faccio vedere anche l'altra, sono queste qui, ho dovuto assolutamente comprarle. Questo fiocchettino mi ha davvero
Subito fatta innamorare, io non ho potuto, non è che non volevo, è che non ho potuto non comprarle. Poi, penultimo paio, sono queste qui, che vi ho fatto vedere anche nel video outfit, e che le ho prese da Pittarello quando sono andata in Abruzzo, che sono queste, che sono dei sandali gioiello. Faccio vedere meglio. Con questo fiore. Sono basse, anche queste un 39, non si vede più niente. Le ho prese da Pittarello e anche qua hanno l'accetto dietro. Queste qua sono bellissime di sera soprattutto perché danno quel tocco di luce. Questa e questa. Aspettate che ce la posso fare. Queste due. E mi sono piaciute tantissimo subito ed era periodo di saldi, le ho pagate pochissimo, da 24 le ho pagate forse 12, c'era il 50%. Come ultimo un paio di scarpe, che è un arrivo di qualche giorno. Allora sono andata domenica a fare un giro con il mio ragazzo in un centro commerciale qua vicino. E c'è un negozio di scarpe che si chiama Con Te, dovrebbe essere una catena che c'è ovunque. E c'erano dei saldi e ho preso queste ciabattine da 17,90, erano a 9,90, sempre 39, e non ho potuto resistere, c'è cioè delle ciabattine da 17,90 a 9,90, non potevo farmele scappare. E quindi le ho prese, dato che queste qua, poverine, stanno cominciando a soffrire, ad essere le uniche così. Ho deciso di prendere queste qui. Con questi brillantini, brillanti, ovviamente finti, d'oro. Tutto d'oro. Anche queste hanno i laccetti che si chiudono dietro. E sono fatte così. Aspettate qua. Questa e questa. Hanno ancora il cartellino, non le ho ancora usate, sono ancora nella scatola. Anche queste con, oddio, con i laccetti. E sono queste. L'unica cosa è che qua sono rialzate, quindi pensavo di mettere un goccettino di attack qua dietro per fare in modo di fissarle, uno qua e uno qua, così almeno si fissa sulla scarpa e non sballonzola, così non c'è il rischio che ne si aprano le scarpe da un momento all'altro. Anche questo qua ve l'ho fatto vedere un 39 e mi piacciono, mi sono piaciute un sacco, a me piacciono un sacco i sandali gioiello e non ho potuto non comprarli a 9,90 euro. E basta, direi. Diciamo che tutte le scarpe ve le ho fatte vedere e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, un bacione.